Possiamo distinguere le cardiopatie congenite in due grossi gruppi. Le cardiopatie congenite cianogene, cioè quelle che provocano il colorito scuro della cute o delle mucose, il cosiddetto morbo blu è l'addizione non comunemente nota della tetralogia di Fallot, che è una delle cardiopatie congenite cianogene più frequenti. Un'altra cardiopatia congenita cianogena molto importante è la trasposizione delle grandi arterie, dove l'origine dei due grossi vasi, la aorta e l'arteria polmonare, è invertita, cioè la aorta nasce dal ventricolo destro e viceversa l'arteria polmonare dal ventricolo sinistro. Questi sono due esempi di cardiopatie congenite cianogene. Esistono tante altre cardiopatie congenite cianogene che sono quelle in cui il flusso polmonare è gravemente ridotto, è gravemente ostruito, perché c'è una stenosi o restringimento o ostruzione al flusso polmonare molto grave, in alcuni casi fin dai primi giorni di vita. Ci sono invece cardiopatie congenite non cianogene che però provocano una situazione di compromissione della funzione cardiaca, cioè uno scompenso cardiaco molto precoce, ad esempio la coartazione aortica critica neonatale o la stenosi valvolare aortica neonatale, che appunto provocano una situazione di scompenso cardiaco molto precoce. Fortunatamente questi due gruppi di cardiopatie congenite non sono sempre presenti e non rappresentano la totalità delle cardiopatie congenite. Ce ne sono altre, come anticipavo in precedenza, che invece sono ben tollerate nei primi giorni o anni di vita e quindi permettono al bambino di non solo di sopravvivere, ma anche di essere valutato con relativa tranquillità nei primi momenti della propria vita.